Campari, giusto? Era. Campana. Campana. Allora, partiamo dal costume, dal body. A me piace di più di un altro colore, quindi gli tolgo dei punti. Bene. Le punte. Per niente appuntite. Cioè io me l'aspettavo un po' più. Poi troppo in alto. Cioè un po' cervicale a guardare così in alto. E poi quel Kalashnikov lì che ha fatto non era proprio bello. Cioè si poteva far meglio. Io penso, Campana, che tu abbia lavorato perfettamente, il tuo atteggiamento è proprio vincente, ho visto tutti i giri perfetti, a volte le punte non erano tese ma perché era voluto, perché la cosa sappiamo tutti benissimo che non può essere tutto perfetto, quindi per questo per me è un punteggio più alto, ti confermo per me campionessa italiana 10. 3. Si può far meglio. Faccio 45, 45, chi 30, giusto? Ok, va bene, ti do i 10 secondi all'uscita, sull'uscita, va bene. Campana. Parliamo un po' del punteggio, prego. Allora, diversi errori.
Primo su tutti, ha iniziato stendendosi indietro, fingendo di essere sdraiato in spiaggia, non aveva il drink, quindi sono dei punti in meno. Poi ho visto a un certo punto mandava un bacio in su invece che mandarlo verso di noi, questo è molto grave. Resto, sì, niente che io non sappia fare. Collegamenti com'erano? Collegamenti buoni, non c'era nessun ritardo, si sentiva bene. Allora, entrata perfetta, ho trovato tutti gli elementi fatti bene, con una forte grinta che caratterizza questa campana. Qualcuno può aver pensato che magari dopo alcuni elementi c'era stato qualche sbilanciamento, ma io sono sicura che facessero parte della coreografia, cioè è stato proprio... Perché rappresentano l'instabilità del mondo in cui viviamo. Assolutamente sì, quindi l'uscita stoppata, fatta bene. Io campana metto un bel 10. Io decisamente meglio di prima, 3 più. Alzati un po' di più. Faccio sentire un'altra molla, campana. Stavolta voglio iniziare io col punteggio perché ho ancora questa adrenalina addosso, questa carica che campana ha portato tutta la palestra, tutti che guardavano lei, l'esercizio è stato strepitoso, è una gara perfetta, non so se avete visto anche in allenamento che lei ha fatto, non è stata una caduta ma era un nuovo collegamento a terra che sta provando per la prossima gara. No, è un collegamento a terra che sta provando per la prossima gara ed è perfetta. Campana, io non ho niente da dire, la tua esibizione è fantastica, punte tese, gambe tese, elementi super belli, la spinta perfetta, non sei mai uscita dal quadrato e quindi per me è un bel 10. Allora, prima di tutto, utilizzare un brano delle Spice Girls che non capisco neanche cosa dice. No, poi, dato che prima ho detto mandava il bacio in alto, Ruffiana ha sentito e ce l'ha mandato. Togliamo dei punti, però comunque è stato meglio di prima. 3 più 1 mi ho dato. Allora adesso volteggio, provi una rincorsa, fai due salti e poi dichiariamo. Ok. Era quella rossa a presentare. Ho visto che hai questa qua rossa. Tu schiacci lì e salti. Prego.
Allora, campana. Il salto normale, scolastico, diciamo. Però ho apprezzato moltissimo che il cavallo non era sellato. Quindi gli ho dato meno 3 per il salto, però più 10 per il cavallo. Quindi 7. Meno 3, più 10, 7. Io campana ho trovato una grandissima spinta, un salto eseguito eccellente, in maniera eccellente. Un Posso arrivo... dire? Si vede che sei ispirata a me. Sì, un arrivo perfetto, hai fatto tutta la gara senza sbagliare, non hai mai avuto neanche un accenno di fatica, quindi per me, Sofia, questo salto era da 10 più. Buonasera a tutti, dopo queste numerose ginnaste che si sono esibite abbiamo scelto la nostra vincitrice, adesso il nostro giudice darà la spiegazione del perché abbiamo scelto proprio lei. Siamo al momento della premiazione e vista la scarsità di atlete possiamo incoronare vincitrice di questa gara l'atleta Giovanna... Ah no. È venuta. Campana! Brava Campana! Terza classificata. No, prima classificata. Terza classificata su due. Ok. No, ragazzi, emozionata? Mi sento di aver realizzato un sogno oggi. Lei ha vinto la Serie A, tutta la Serie A, 1, 2 e anche 3. Oh my gosh, piango davvero. La medaglia ce la devi ridare però, perché ne abbiamo solo una. Ah, ok, per sì, le sì. Prossime gare. Tienila per le foto. Sì, sì, va benissimo, va benissimo. Brava Campana. Grazie. E tutti voi che state guardando, imparate da lei, perché come avete visto la determinazione è la caratteristica che la contraddistingue. E come avete visto, fate come Sofia, uccidete tutte le vostre sfidanti, così vincete per forza. Vuole dire qualcosa? Vi amo guys, fiamme, grazie per tutto il vostro sostegno anche nei momenti difficili e soprattutto a voi, a Sabri, Ale e al nostro cameraman preferito. C'era anche Andre, ciao fiamme! Si è messo sotto doppio carpio quasi. E date un voto a Sofia qui sotto nei commenti per la sua gara perfetta che ha fatto. Cioè, ogni tanto ragazzi, voi non l'avete visto, arrivava di chiappe, però andava benissimo così, erano collegamenti. Sì, era coreo, coreografia. No, si deve sempre creare un positivo da un momento difficile. Gabbiano! Cos'è? Gabbiano! No! Dai. Ciao fiamme! XOXO! E un ringraziamento molto speciale alla super Alessia. Perché la sopporto tutti i giorni, sono speciale, mica per niente. Confermo. Non c'era nessun ritardo, si sentiva bene, quindi ci sta. Ok. Quando devo pensare a darmi invece? Gonna miss my love.